L'azienda ucraina del gas Naftogaz è la prima entità statale ucraina ad andare in default. Non è riuscita a ripagare i bond in scadenza in valuta estera, avrebbe dovuto rimborsare oltre 300 milioni di dollari. L'azienda, che l'anno scorso contribuiva al PIL ucraino per il 17%, non aveva ottenuto l'autorizzazione governativa per effettuare i pagamenti e non ha poi ottenuto l'accordo dei creditori per un piano di congelamento del debito presentato la settimana scorsa. In particolare chiedeva di sospendere per 2 anni i pagamenti su alcuni bond. I bond della Naftogaz vengono emessi attraverso il suo braccio finanziario, Condor Finance. Ora Naftogaz dice di essere al lavoro su una nuova proposta per i creditori redatta dal governo di Kiev.